Qualche giorno fa mi è arrivata sia la Glossy Box di giugno e sia la Sugar Box. Non ho fatto subito il video perché non ho avuto tanto tempo, lo faccio oggi. Ho pensato di fare un video unico in cui diciamo metto a confronto le due box, sia per motivi di tempo che non ho voglia, cioè no, voglia, non ho tempo di fare due video, e sia perché comunque mi sembra anche carino. E non mi ricordo assolutamente che cosa contiene l'una o l'altra, per cui diciamo le riapro insieme a voi proprio oggi. E quindi iniziamo. Qui fuori ho un po' di pezzettini di carta perché non mi sono rientrati nelle box. Ah, sicuramente questa è della Sugar Box perché c'è scritto. Stavolta c'era questo. Non oso immaginare come sarà l'immagine con questo rosa fluo. Di solito il telefono impazzisce con questi colori. Comunque, lo vedrò in fase di montaggio. E c'è praticamente sovrascritta la frase della canzone di Jovanotti a te. Poi abbiamo il fogliettino appunto della Sugar Box con tutti i prodotti che non guardo, che non. Poi abbiamo, forse questo è della Glossy Box, un buono sconto di 1 euro per la Sanex. Poi abbiamo, questo prodotto me lo ricordo, però non so dov'è, un altro Debian di questa marca Nuxe Paris. E poi, altri prodotti della Lamoni Lab, che si chiama Ose. Comunque, a parte questo. Cominciamo dalla prima, che è la Sugar Box. Solita scatolina. E solito sacchettino. Questa contiene tutti appunto gli ingredienti dei prodotti che non guardo. Ah, nel sacchettino c'è della Planters un doposole anti-age, crema doposole sia per il viso che per il corpo, senza parabeni, senza nite, tutte queste belle cosine. E sono 4 millilitri, credo che valga una volta un campioncino. Comunque la marca è buona. Parliamo due maschere divertenti secondo me, sempre della Planters, Linea Planters Sun, che è la maschera viso dopo sole all'aloe vera. Fissa e prolunga l'abbronzatura, rinfresca, idrata e lenisce. Sono di quelle appunto che si applicano sul viso, saranno tipo di, non so, di stoffa o qualcosa del genere, e si lasciano 10, no, dai 5 a 10 minuti. Per cui, carine e soprattutto utili. Oh, qui abbiamo quel prodotto che vi dicevo della Nuxe, si chiama Will Prodigieuse, perché Will è femminile. Sono praticamente, adesso ve lo dico perché a vederlo così può sembrare tipo uno smalto o un top coat. In realtà, se vedete, diciamo dentro c'è questa robina dorata che praticamente va agitato. E ora vi dico a cosa serve. Allora, praticamente serve per il viso, il corpo e i capelli. Allora, si può applicare, vabbè, sul viso come appunto illuminante e può essere mischiato alla crema idratante. Così come appunto anche sul corpo, appunto, tipo braccia, gambe, per appunto dare luminosità, o anche appunto sui capelli. C'è scritto di appunto metterlo appunto sui capelli, ma credo che comunque questo valga più che altro per la versione spray, sui capelli appunto, e di avvolgere poi il tutto con un asciugamano, lasciando il tutto in posa per 15-20 minuti. Però credo che questo appunto non vada bene. Comunque, ecco, sembra appunto carino perché è il 97,8% di origine naturale
e senza siliconi, senza oli minerali, senza conservanti. E, insomma, è un prodotto carino, un illuminante, prodotto appunto diverso dal solito. Quindi questo. Poi c'è un deodorante vapo della BioClean. Sono 15 millilitri, sì, BioClean la marca. Efficace e delicato. Volevo vedere un attimo, c'è l'alluminio. Vabbè. Tanto, è un campioncino, quindi non sarà peggio di tanti altri prodotti. Poi c'è una taglia piena di shampoo all'argilla bianca, però questo a me non va assolutamente bene perché è per capelli grassi e con forfora e io tutto a meno dei capelli grassi, per cui questo ve lo do a voi. Quindi come al solito mandatemi un messaggio privato con il vostro nome completo e indirizzo e io ve lo spedisco. Allora, è una taglia piena, sono 250 millilitri e c'è scritto appunto che è formulato con materie di origine vegetale e appunto è appunto per i capelli grassi e con forfora. C'è oltre all'argilla anche l'ortica, betulla, lavanda, insomma, d'agricoltura biologica, non testato su animali, insomma. È un buon prodotto e poi comunque è prodotto in Italia, per cui insomma è tutto anche riciclabile, cioè è anche appunto carino, cioè proprio è un bel prodotto secondo me, però appunto ecco io non ci faccio nulla. Ah, dentro oltretutto c'è anche, vedo, lo scopro adesso, una crema viso sempre per pelle impura e grassa di questa appunto marca. Per cui, ecco, ripeto, se qualcuno di voi è interessata e lo vuole, me lo dica. La prima, naturalmente, che mi manda il messaggio lo riceverà, e poi metterò appunto l'avviso qui sul video che il prodotto appunto è stato dato. La Sugar Box non è finita perché c'è anche un prodotto appunto per labbra della Revlon, il Color Stay Ultimate Suede. E questa è la colorazione 85, è praticamente questo rossetto gloss, rossetto cremoso, fucsia, fucsia rosso. A me non è male, ma comunque io della Revlon non ho nulla, non è una marca schifosa, per cui insomma sono contenta, quindi c'è anche questo. Quindi questo è tutto il contenuto della Sugar Box, che non è niente male, però c'è lo shampoo che è l'unico appunto prodotto comunque di taglia piena che io non uso. Voglio vedere se poteva esserci qualcos'altro. No, sono solo questi. Va bene, quindi questa è la Sugar Box. Togliamo un po' di roba e passiamo alla Glossy Box. Voilà. La Glossy Box, scatolina rosa cipria, nero. C'è tutto appunto il loro bigliettino di benvenuto dedicato all'estate, We Love Summer, con tutti appunto i vari prodotti e i prezzi in taglie piene, il che lo trovo anche abbastanza comunque inutile perché di taglie piene ce ne sono sempre pochi. Allora, vediamo cosa c'è nella Glossy Box. Allora c'è questo prodotto della Model Co. Cheek Lips, ovviamente si capisce che cos'è, è una tinta che si applica, che si può appunto applicare sia sulle labbra che sulle guance come appunto blush, ed è quindi un prodotto molto molto simile a quello appunto che è uscito della Kiko con la Fierce Spirit, che appunto si applica in questi modi.
Comunque non è niente male, insomma, è carino. Sia appunto come packaging, perché è molto molto appunto girly. E vediamo un attimo com'è il colore. Allora, a vederlo così mette paura, nel senso che, se vedete, sembra addirittura sangue. Ma nel momento in cui si stende, profuma tantissimo di frutti rossi. Buono. Cioè, veramente è delicato. Mi dà veramente un leggero colore rosato, a parte sulle dita. Quindi sì, carino. Quindi questo. Poi abbiamo della Verde Oasi, un gel vegetale. Questo qui, mi sono dimenticata di dirvi, costa, almeno qui c'è scritto, questo è 10 ml, quindi è la taglia piena, e costa 24 euro. Ma io ci credo poco che una cosa così possa costare 24 euro. Boh, mi sembra veramente tanto. Comunque, a stare a questo, sembrerebbe che solo questo costa più di tutta la Glossy Box. Comunque, anche questo è una taglia praticamente piena, ognuno di questi c'è scritto, che costa praticamente 3 euro all'una. E sarebbe un gel vegetale che garantisce, oltre ad una colorazione veloce e intensa, un rimodellamento della figura per tutto l'anno, senza fatica. Certo, come no? E vabbè, insomma, è un abbronzante snellente della Verde Oasi. Prodottino simpatico per l'estate. Poi, della Osè, della Lamoni Lab, che praticamente è, vedo, una cosa italiana, ci sono appunto questi tre campioncini di crema contorno occhi, siero gel anti-age e crema da giorno. Quindi tre campioncini. Qui c'è scritto che sono prodotti innovativi, di grande efficacia, sono creme rigeneranti e protettive. Insomma. Però avevo visto, se è quello che penso io, queste cose, ecco sì, è quello che avevo visto io, mi fanno un po' impressione. Perché tipo la crema a giorno contiene, poi c'è scritto anche dietro, l'estratto di bava di lumaca. Ti fa impressione? Questo è alle cellule staminali vegetali, il contorno occhi, e mentre appunto ecco la crema da giorno è alla bava di lumaca. Non so se avrò il coraggio di usarla. Poi abbiamo un trattamento per i capelli, maschera ristrutturante alle proteine del riso, e questa mi piace. È di questa appunto marca Orizia, che però è della Cielo Alto. E anche una maschera per proteggere il colore. Profumo è buono, anche se sa un po' di profumo da maschio, e ha questa consistenza un po' gelatinosa. Comunque, una maschera per capelli, male che va, non avrà nessun effetto. E questa non credo sia una taglia piena, infatti. Va bene, comunque c'è anche questa. Poi sempre della Orizia, Cielo Alto, c'è lo shampoo ristrutturante, sempre alle proteine del riso. Va bene, sembra carino. Infatti questo è per i capelli secchi o sensibilizzati. C'è anche un derivato della seta. Beh, questi mi servono. E poi della Sanex c'è il deodorante Dermo Extra Control Micro Talc. Dice che dura 48 ore, taglia piena. E va bene, anche se naturalmente ci saranno delle schifezze, non fa niente, è un deodorante. Basta, anche la Glossy Box è finita. Allora, a me
è piaciuta di più la Sugar Box. Ci sono appunto anche quelle goccine, insomma, quella specie di smalto, insomma, dorato. C'è la Revlon, c'è appunto la tagliapiena di shampoo. Però, diciamo, utilizzerò di più i prodotti appunto della Glossy Box perché almeno non c'è niente di sbagliato rispetto a come sono io. Comunque niente, in generale, diciamo, sono carine tutti e due, secondo me. Secondo me questa gara finisce in pareggio. Poi ditemi voi. Ciao, al prossimo video, mi raccomando, venite anche su Facebook. Ciao!